vergognoso il fatto che una donna non possa postare una fotografia con le zinne de fora come con un uomo. Perché un uomo sì, una donna no? Perché ci sono tantissimi allupati. Allora, sono contento del fatto che mi hai segnalato la fotografia di Vittoria De Maneskin su Instagram, perché vabbè, a quanto pare sta combattendo una grande battaglia Vittoria De Maneskin, e lo dobbiamo ricordare. La battaglia è quella della possibilità, della legittimità delle fotografie femminili su Instagram senza il costume di sopra, senza il pezzo di sopra, però in topless, okay? Le stelline. Con le stelline, ok, perché sennò Instagram te la censura. Però passo dopo passo, amico mio, piano piano piano, bisogna mettere quelle stelline, poi quelle stelline le schiarisci piano piano per arrivare poi alla parità, la parità di genere su Instagram. Beh, la tanto agognata parità, perché è importante che su Instagram, così come l'uomo ha la possibilità di postare una fotografia con i capezzoli di fuori, vabbè, la donna faccia la stessa paragone. Cosa è fondamentale. Io mi batto, io scenderò in piazza il prossimo 42 luglio, scenderò in piazza 42 luglio però. Ah, non esiste il 42? Mi sa di no. Non allora, così a occhio, vorrà dire l'11 agosto, scenderò in piazza per ribellarmi a questa cosa. Sì. Adesso memoria, è vergognoso il fatto che una donna non possa postare una fotografia con le zinne de fora come con un uomo. Perché un uomo sì, una donna no? Perché ci sono tantissimi allupati come tipo voi te. Che poi oddio, come voi, come lui, adesso lui che... stai facendo il morigerato, no, morigerato. Comunque pazzo. Vorrei dire a Vittoria De Angelis dei Maneskin che se continua a mettersi questi occhiali in queste foto poi diventerà come Britney Spears, perché sembra pazza. Perché in questa foto sembra pazza, totalmente pazza. No, ma la stessa cosa la sta facendo Chiara Ferragni, se vai sull'Instagram di Chiara Ferragni, sì, cioè praticamente lei che sta tirando fuori tutte queste fotografie, che poi non ho capito perché c'ha una parte di fotografie con le insomma con le in topless, e poi c'ha un'altra parte di fotografie comunque molto provocante, quindi non ho capito se la linea artistica magari è cambiata, cioè se fa insomma un po' come si dice, dai, aiutami, un attimo, aiutami un attimo, insomma, se fare quella provocante su Instagram, beh, comunque meglio Vittoria De Angelis, devo dire. Ma, beh, adesso vedi, fai le preferenze. Ma di Chiara Ferragni? Sì, decisamente. Ma dai, su, ma c'è un seno perfetto Chiara Ferragni. Vedete a cosa serve mostrare queste foto così? Non serve all'emancipazione femminile. Ma vi state vedendo? A farci fare commenti. I paragoni. I paragoni. No, sembrate i sommelier della Zinna proprio. Ma, guardali. Ma c'ha un seno più carino Chiara Ferragni. Ma non è vero. Ma sì, c'è un bel seno Chiara Ferragni. Assolutamente più carino. Vabbè, questa è la domanda del giorno. Voi cosa preferite?